Staniverde chiude Cava dell'Isola, non è la prima volta, un colpo durissimo per il territorio foriano. Un colpo veramente duro. E a questo punto ci stiamo chiedendo se ha fatto più danni il Covid o l'amministrazione foriana con il proprio immobilismo. È vero, le frane di Cava dell'Isola non sono frane di questi giorni, ma in realtà sono frane avvenute tempo addietro con le piogge di tutto l'inverno e degli anni scorsi. E quello che ci chiediamo è questo: com'è possibile che un paese così bello venga abbandonato completamente a se stesso? A volte noi dell'opposizione veniamo accusati di fare polemiche, ma se non siamo noi a mettere l'accento su alcune problematiche, io mi chiedo come chi dovrebbe farlo. Il paese sembra un paese completamente abbandonato, ma non solo oggi. Abbiamo visto Citara, abbiamo visto la zona del Fortino, quindi della Chiaia, ma anche Panza, tutto il territorio è completamente abbandonato. Queste persone non sono adatte ad amministrare un paese, tantomeno sono adatte ad amministrare un paese turistico. Guardate solo le indicazioni, no? Di una delle spiagge più belle dell'isola. Sembra una sciocchezza, ma è sintomatico di quanto ci sia poca attenzione nel curare il proprio territorio. Cava dell'Isola, il problema andava risolto prima, l'abbiamo detto spesso. Il comune doveva intervenire facendo già il progetto in danno al privato. Se il privato non è capace ad avere le autorizzazioni dalla sovrintendenza, dagli enti sovracomunali, a quel punto deve intervenire seriamente, con serietà, il comune. Il sindaco millanta sempre grandi amicizie. Perché non le usa in questo frangente, in questi momenti? Perché il comune non si è sostituito al privato? Perché non hanno fatto una conferenza di servizi invitando la sovrintendenza e hanno risolto il problema? Sedendosi a tavolino si poteva decidere insieme alla sovrintendenza, vedevano cosa chiedeva per mettere in sicurezza quel muraglione, ed oggi, ma non oggi, già anni da anni, avremmo risolto il problema. Ecco, e adesso che cosa si fa, dato che il turismo ormai si è capito, in qualche modo con difficoltà ripartirà, però effettivamente ci sono tante cose che in questo momento non sono adatte per accogliere i turisti. Come al solito, noi riusciremo a superare questo ennesimo colpo, questa ennesima emergenza, ma la supereremo grazie alla bravura degli imprenditori e grazie alle nostre bellezze naturali, perché la gente, nonostante tutto, continua a venire ad Ischia. Questo però non deve farci rilassare, perché potrebbe finire tutto da un momento all'altro. Quindi c'è bisogno di un cambio di tendenza. Non bastano le bellezze naturali, non bastano gli imprenditori bravissimi che ci sono sul territorio a sopperire questi problemi che ormai sono diventati atavici.